dobbiamo, non possiamo stare tranquilli, non possiamo più solo pregare, anche se dobbiamo anche pregare, dobbiamo pregare, dobbiamo raccogliere, dobbiamo manifestare, dobbiamo chiedere le sanzioni, dobbiamo fermare questa pazzia, questo incubo per i nostri figli, per i vostri figli, per il nostro futuro. Grazie a tutte e a tutti per questa bella, importante partecipazione. Assieme all'ANPI, la CGIL e ad altri 43 associazioni, partiti, movimenti, abbiamo indetto questa iniziativa. E anche grazie all'amministrazione comunale di Ragusa e al sindaco che ha voluto essere qua presente, anche con una presenza non solo dell'amministrazione ma anche della cittadinanza. Abbiamo lanciato questo appello per una manifestazione dopo l'aggressione all'Ucraina da parte della Russia, ma lo abbiamo fatto ricordando tutte le guerre, perché la guerra non è solo in Ucraina, in diverse parti del mondo ci sono guerre, guerre che fanno vittime soprattutto di civili, e le vittime civili sono uguali dappertutto. In Ucraina, come in tutte le altre parti del mondo dove ci sono conflitti armati, noi abbiamo detto a tutti gli aderenti, alle sigle, ai movimenti che hanno partecipato, che oggi, vista come dire, la grande partecipazione, più di 40 tra associazioni, movimenti, partiti, sindacali, da questo più di 40 adesioni, abbiamo detto che non era come dire oggettivamente possibile pensare ad un microfono che potesse ospitare più di 40 interventi, e nemmeno noi gli organizzatori nella CGIL e l'ANPI vogliamo farci interpreti delle posizioni e delle varie emozioni, articolazioni e pensieri che girano attorno a questa questione. Quindi noi ora daremo la parola a Natalia in rappresentanza del popolo, della comunità ucraina qui a Ragusa. Cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno, né di notte, né per mare, né per terra. Per esempio, la guerra. Gianni Rodari. E invece è stata fatta ed è in corso. Penso che questa sia una giornata, una serata della presenza e della testimonianza più che delle parole. Dobbiamo testimoniare quanto sia forte il dialogo, la pace e l'apertura a capire le altrui posizioni. E speriamo che anche oggi, con la cerimonia religiosa alla quale ho assistito, che ci sia la rinascita delle menti. E quindi la mia presenza qui vuol dire testimonianza. E questo è tutto quello che posso dire. Grazie. Eccellenza, una manifestazione molto partecipata, perché tra fratelli non c'è colore, non ci sono confini, ma soprattutto non ci deve essere guerra. Sì, sì, è questa proprio l'impressione che sto ricevendo da questa risposta così numerosa da parte delle persone a questa manifestazione, davvero senza colori e senza appartenenze. È manifestare un'unità che alla fine è quello che è il sogno che abbiamo per il mondo intero. Per cui vedo tanti bambini, tanti ragazzi, tanti giovani che stanno sfilando
nella convinzione che questo è un segno che possiamo dare al mondo intero, un piccolo segno ma che certamente può essere profetico, questa solidarietà e questa partecipazione al dramma che stanno vivendo i nostri fratelli dell'Ucraina. Grazie. Come Chiesa? Come Chiesa? Papa Francesco ha detto proprio in modo molto forte di abbandonare le armi, finire questa guerra. Il Papa sta facendo davvero di tutto, con gesti eclatanti ma anche con gesti svolti nel silenzio, fatti nel silenzio, ma noi abbiamo pure le armi per combattere questa guerra, ed è la preghiera, è il digiuno, e quelle pratiche quaresimali che proprio in questa quaresima del 2022 dobbiamo tutti mettere in atto, proprio con questa intenzione particolare che è quella di chiedere la pace al mondo intero. Onorevole Campo, un momento storico, una guerra che ci lascia sgomenti. Nessuno si aspettava tutto questo. Come ci si prepara ad accogliere tanti profughi a livello anche regionale? Cosa si sta discutendo in questi momenti agli scranni della regione? Sì, allora in realtà è vero che nessuno si aspettava questo, però è anche vero che la pace non è una condizione di non guerra, è qualcosa che va costruita ogni giorno nel tempo, e forse è proprio questo quello che non è stato fatto. Abbiamo tante volte aderito alle tante manifestazioni per in passato smilitarizzare l'aeroporto di Comiso, poi quelle contro il MUOS, e tante manifestazioni. Abbiamo anche presentato un disegno di legge all'Assemblea proprio per promuovere la pace e istituire una giornata dedicata a questo, per coinvolgere anche e tantissimo le scuole. Molte volte le aule erano vuote, i banchi e gli scranni erano praticamente vuoti, eccetto pochissimi colleghi. Questo vuol dire che spesso questo si vedeva come la guerra era sempre vista come qualcosa di molto lontana da noi, e quindi come un argomento futile che non riguardava il bilancio e le economie della regione. Invece non è così, e questo ce l'ha dimostrato anche questa serata, dove c'è stata una nutritissima partecipazione, perché chiaramente dobbiamo essere sempre pronti a creare le condizioni, a costruire le condizioni, perché per non arrivare mai a questo. La Sicilia non può essere una piattaforma militare, non può essere una base piena di impianti, appunto, anche della NATO. Deve essere una terra di pace, un ponte fra le culture, e quindi questa cosa va costruita soprattutto investendo il presidente della regione, che deve far valere le posizioni della nostra terra, che proprio per la sua importanza strategica penso che possa avere voce in capitolo, perché i siciliani hanno detto di no tante volte. Quindi è giusto che vengano ascoltati da chi di dovere.